Adesso abbiamo un ospite, perché arriva da Casale Monferrato, Fabrizio Bertillino. Sì, in realtà Casale Monferrato ci vivo da un paio di mesi, sono più vicino, in realtà provengo da Varangero, sono cresciuto a Varangero, che è vicino Lanzo, e Casalette la porto nella mia memoria, perché tutte le volte che dalla Val di Lanzo andavamo in Val di Susa, passavamo dalla Cassa, Casalette, Avigliana, eccetera. Poi ho anche fatto gli esercizi spirituali nel 79 qua al castello del Conte Cais con Claudio Salesiani. Allora, sono di Casale Monferrato, qualche mese, ho 45 anni, ho una laurea in ingegneria aerospaziale, mi sono occupato di consulenza in ambito tecnologico con una multinazionale francese per un po' di anni e sono stufo di essere della piega che ha preso questo paese, sono stufo di sentirmi dire dai parlamentari di turno che ce lo chiede il paese, io che sono un pezzo del paese chiedo tutt'altro, sono stufo di sentirmi dire ce lo chiede l'Europa quando poi l'Europa non sa bene cosa chiede e perché, insomma sono stufo di farmi prendere per il naso, questa è la ragione per cui quando è arrivato il Movimento 5 Stelle ho subito aderito con entusiasmo anche agli ideali fondanti del Movimento. Io sono un candidato alle elezioni europee e quindi come tale dovrei dirvi qualcosa sui punti di programma, i famosi 7 punti di programma del Movimento 5 Stelle che sono di fatto un attacco frontale a quelli che sono i trattati economici che ci stanno soffocando come paese, cioè una specie di camicia di forza che ci siamo messi da soli tra l'altro, no? come dicevamo prima. Però visto che il tempo stringe, nel minuto che mi resta vorrei condividere con voi un'altra riflessione, perché i punti programmatici, questi che abbiamo detto, sono punti interessanti, eccellenti e veramente molto importanti, sono in realtà figli di qualcosa che sta più in su, cioè di un'idea, di una serie di valori, qualcosa che dettano poi le azioni, e sono proprio questi valori qua che sono condivisi tra noi tutti qua dentro, cioè il valore, ne ha parlato Davide, ne ha parlato anche Ivan, si parla dell'onestà, della trasparenza, lo diceva Davide prima, della coerenza e anche dell'intransigenza e dell'incazzatura, perché diciamoci la verità, siamo tutti un po' incazzati, no? E quindi ecco, in queste elezioni qua, in queste elezioni europee, sapete, ci sono le preferenze, quindi potete mettere il nome di chi volete mandare al suo Parlamento europeo, però secondo me ciò che fa la differenza non è Fabrizio Bertellino, Stefano Marco, ma sono proprio questi valori, il fatto che li condividiamo, sono la nostra guida, il fatto di essere, come dire, portatori di questi valori all'interno delle istituzioni dove andiamo, come ha fatto Ivan e i suoi colleghi nel Parlamento europeo, producendo grandi risultati o grandi danni, a seconda poi dei punti di vista di chi vede la cosa. Quindi, ecco, quello che volevo dire è informatevi, conosceteci, venite agli incontri, parlate con noi, andate anche sulle nostre schede, ci sono sul blog di DEP tutte le nostre informazioni, chiedeteci l'amicizia su Facebook, insomma fateci pressione e stateci addosso, perché vi ricordate una delle prime iniziative del Movimento 5 Stelle era l'operazione Fiato sul Collo. Allora, Fiato sul Collo ancora di più, visto che adesso sarà qualcuno di noi che va in Europa a portare questi nuovi valori, producendo, speriamo, gli stessi effetti che hanno avuto nel Parlamento. Ecco, allora quindi andremo su, inoculeremo all'interno delle istituzioni questo virus di democrazia e otterremo grandi risultati, anche perché voglio dire tutti quelli che siamo qua ne siamo infettati da questo virus, perché altrimenti non saremmo qui. Quindi sono convinto che, come diceva Davide, non solo vinciamo noi, che è il nostro motto, ma se portiamo con noi tutto questo armamentario di valori condivisi abbiamo già vinto. Possiamo dire che abbiamo già vinto. Grazie mille.